Ebbene, ben ritornati tutti ragazzi alla mia guida in italiano di Pokémon Platino. Siamo già alla parte numero 2. In questa parte, una volta usciti dal laboratorio del professor Rowan, ci regalerà l'MT-27, che sarebbe la mossa ritorno. Praticamente la mossa ritorno è: più un Pokémon è affezionato all'allenatore, più è felice, più riceverà potenza la mossa. Allora, cosa dobbiamo fare in questa parte? Ovviamente giungere nella prossima città. E praticamente prima di far questo ci sarà Lucinda che ci vorrà mostrare un po' come è fatta la città. Che altro ci spiega del centro Pokémon e del Pokémon Market, soltanto che noi queste cose le sappiamo già e quindi non abbiamo bisogno di saperle di nuovo. Dunque, un'altra cosa che volevo dirvi è che ora dovremo andare a dire a nostra madre che aiuteremo il professor Rowan con il Pokédex, quindi io ci vado, ma non ve lo faccio vedere altrimenti perderemmo soltanto minuti preziosi, e quindi rieccomi già qui. Dunque, quel che dobbiamo fare è anche andare a consegnare a Rolando, cioè il nostro rivale, amico rivale, un pacco da parte di sua madre, e che quindi dovremo cercarlo a Giubilopoli, che sarebbe la prossima città. Intanto Lucinda, in questa parte, ci vuole insegnare come catturare i Pokémon, quindi facciamola fare velocemente, così almeno si lada il vale, si lotta, l'attacchi. Poi prendi la Pokéball e la tiri. Non è che ci voleva un genio per saperlo, ma comunque sapevatelo. Fate tutto. Ora che ha finito, sì, praticamente ci sta dando dei consigli su come catturarli, ci regalerà inoltre anche 5 Pokéball, credo. 5? Perfetto, sì, 5. Quindi lei va a 14 Pokéball. Ed è proprio qui che cattureremo i primi due membri della nostra squadra. Praticamente saranno uno Shinx e uno Starly. E quindi, prima di andare avanti, catturiamoli insieme. Allora, no, Bidoof no. Eccolo qui, Shinx. Lo indebolisco un pochettino. Dopodiché, borsa. Della Pokémon. Ah, Pokémon, beh, la prima, scusa. E Shinx è stato catturato. E vai. Ora cerchiamo anche Starly. Non Bidoof. Ho detto Starly. Eccolo qui. Ho anche livello 4. Un livello abbastanza anche alto. Quindi borsa. Pokéball. Lancia. Preso. Abbiamo catturato anche Starly. Perfetto. Allora ragazzi, abbiamo già catturato i miei due prossimi membri della squadra. Quindi chiedo scusa un attimo, adesso vado a ricaricare la mia squadra e allenarla un pochettino. E dopo riprenderemo insieme la nostra strada, ok? Ciao! Quindi siamo ritornati, dopo aver allenato completamente la mia squadra, ma che cacchio ha il mio personaggio? Non si sa. Va bene, eccoci arrivati a Giubilopoli, la nuova città, inoltre adesso arriverà anche Lucinda. Ciao Armor, come va con i Pokémon nei catturi? Secondo me dovresti catturarne qualcuno in più, sarebbe più sicuro. Sai, nel caso dovessi recarti in qualche luogo remoto. Oh, aspetta, non pensi che sarebbe meglio saperne di più sui Pokémon? Ma certo, io conosco proprio il posto adatto. Forza, non essere timido, vieni con me. Andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Quell'uomo cosa sta facendo? Uno spastico! Chi è? Cosa? Come facevate a saperlo? Come avete fatto a capire che sono un agente della Polizia Internazionale? Mi dici scusi, stavano solo facendo conversazione. E quindi volete farmi credere che stavate solo chiacchierando? Ma io non ci casco. No. Avete capito subito che c'era qualcosa di solito in me. Ecco perché mi avete rivolto la parola, non è vero? Il vostro spirito di osservazione è incredibile. Siete davvero in gambo i due? Beh, visto che mi avete smascherato, posso presentarmi. Sono agente scelto in missione per contro la Polizia Internazionale. Mi chiamo... Ah, non posso rivelarvi solo il mio nome in codice. Ma è pure Bellocchio. È così che mi conoscono nell'ambiente. Bellocchio. Non rubare che suggerisce qualcosa. Bellocchio. Sì, un bel nome. Mi pare molto carino. Allora, questo personaggino, ricapitolando, è un uomo della Polizia Internazionale che per qualche oscuro motivo sta indagando su qualche furto. Quindi, ci regala inoltre un registro dati. Allora, se non mi so ponete il mino. Ok, va via. Abbiamo incontrato un pirla per strada. Un pazzo sclerotico. Armor, eccoci arrivati. Questa è la scuola per allenatori. Il nome dice tutto.
Prima ho visto entrare il tuo amico Rolando. Magari è ancora lì dentro a studiare. Ok, ci vediamo. Dunque, questa notizia ci è molto utile perché noi dobbiamo andare a portare un pacco a Rolando. E quindi glielo andiamo a consegnare. Intanto c'è una Pokéball. Dentro questa Pokéball troviamo un attacco X. Teniamocelo nello zaino. E Armor, sei anche tu qui per imparare. Io ho già memorizzato tutto ciò che era scritto sulla lavagna. In fondo il compito di un allenatore è evitare che i suoi preziosi Pokémon subiscano danni alla nota, no? E allora quale buon vento ti porta qui? È qualcosa per me? Armor consegna un pacco. Che cos'è? Wow, una mappa della città, ma perché ce ne sono due? Mi piace, ma due non mi servono proprio. Tieni, le prendi una tu. Grazie anche a Rolando, ora abbiamo ottenuto inoltre una mappa della città. Così, dato che sua madre era questo che voleva consegnargli, la mappa della città gli era data due per sbaglio e una ce l'ha regalata a noi. Perfetto. Ora che dentro qui alla scuola abbiamo finito, beh, potremmo sfidare quei due ragazzi lì, ma poi riceveremo soltanto una pozione. Ora andiamo avanti e incontreremo quest'altro uomo che ci ferma. Ma guarda, ti costruirò un allenatore di Pokémon, ma non è ancora il Pokétron? Lo sai cos'è, vero? Incredibile, sei un caso come pochi. Io ho inventato il Pokégon e ora li produco anche, non solo, al momento sto portando avanti una campagna promozionale. Non devi fare altro che trovare tre clown a Jubilopoli. Se li trovi, avrai regalo un Pokégon. Va bene, andiamoli a cercare. Ovviamente, sappiamo già dove sono, uno è lì. Ma ci passiamo dopo, che è quello più lontano, è questo qua. Ciao, io sono un clown della compagnia promozionale. Le mosse di Pokémon hanno un tipo come i Pokémon stessi? Ah, sì, ho capito adesso. Vabbè. Lasciamo perdere. Ho ottenuto il coupon 2. E me ne farò molto, ovviamente. Ora parliamo con quest'altro idiota. I Pokémon possono ottenere strumenti? No, ovviamente possono ottenere gli strumenti Pokémon. E così abbiamo ottenuto un altro coupon, il coupon 3. Adesso invece andiamo a cercare l'ultimo clown della campagna promozionale del Pokécron. Ecco qua. Il Pokémon si rafforza sconfiggendo. Sì. Sì, tutti e tre sì, comunque. Fin troppo semplice. Dunque, ora posso ritornare da Stoccodriati al cazzo, quattro occhi. Ti consegno questo Pokécron. Yeah! Armor riceve un Pokécron. Perfetto. Vabbè, è utile. Ci sono tante funzioni. Tante. C'è veramente tante. Mi piace il rumore, è fantastico. Va bene, comunque. Quel che dobbiamo fare ora è, se vogliamo, andare in un'altra nuova città, ma prima di tutto andiamo a ricaricare la nostra squadra. Mettiamo i sesti Pokémon stanchi, vuoi far riposare la tua squadra? Ovviamente sì. Allalala. Ecco che la nostra squadra è stata ricaricata e che quindi ora possiamo ripartire all'avventura. Yay! Miami, Miami, oh yes, le mani. No. Dunque, prima di tutto, cambiamo posizione dei miei Pokémon. Metto Starly primo e velocizzo un attimo il gioco. Perché c'è una ragione se lo faccio. Eccoci qua. Eccolo qui il nostro rivale che ci vorrà sfidare. E che quindi dovremo lottare. Prima Pokémon che manda è Starly a livello 9. Io per fortuna Starly il mio l'ho allenato fino al livello 6. No, contrario, io al livello 9 e lui al livello 7. E con l'attacco d'ala viene messo KO. Prossima scelta sarà Piplup, non mi interessa perché io voglio allenarmi anche Chimchar. Quindi utilizzo Graffio e riutilizzo Graffio. Ma io, dato che sono figo, riutilizzo ancora una volta Graffio. Ancora uno, per l'ultima volta. E va bene così. Porygon ZZ è salito a livello 13. Allora, lascia ritornare l'emulatore normale. L'allenatore più in gamba del mondo, l'importante è soltanto esserne convinti. Ora quel che possiamo fare è andare avanti verso una nuova città. Quel che voglio fare io è fermarmi un attimo qua per sconfiggere gli allenatori e poi tornare in questo preciso punto. Ci vediamo dopo. Yeah! Eccomi qui, ma effettivamente non sapevo che Chimchar si evolvesse a livello 14. C'è qualcosa di strano in tutto ciò. Non importa. Passando avanti in questa grotta troveremo questo esploratore che ci le regalerà una MN06, la MN06 spaccaroccia. Contiene la mossa spaccaroccia, può frantumare masso sul campo, solo se si ha la medaglia della palestra di Mineropoli, praticamente dove andremo noi. Mineropoli, una nuova città, oh yeah. E anche la prima città dove incontreremo un capo palestra. Infatti eccoci qua,
Una volta arrivati ci sarà un deficiente che ci ferma, che ci vuole portare fino alla strada della palestra. E quindi eccola lì, strada della palestra. Quando qui c'è il nostro rivale, ma noi dobbiamo andare a cercare il capo palestra che si trova dentro questa grotta qui. Dirigiamoci anche noi dentro la grotta. Cava Minerovoli. Hui boh, mi tocca velocizzare che altrimenti sti Pokémon mi fermerebbero e basta. Ho trovato appena adesso un Onix. Non me ne frega niente. Sono troppo figo per fermarmi a un Onix. A uno Zubat invece mi posso fermare. E poi ho anche un nuovo membro della squadra, Zubat. Avete capito bene, ragazzi, praticamente io mi catturo Zubat. Perché mi piace Crobat. E mi uso la Pokéball. Sì, Zubat è catturato. Perfetto. Tanto poi ci cambierò tutti i soprannomi una volta arrivato nella città dove c'è il soprannome Naio, così almeno sono figo più di prima. Dunque, eccolo qui, il capo palestra. Allora, ragazzi, abbiamo trovato il capo palestra, quindi questa parte la faccio finire qui, io vi lascio. E allora, ragazzi, ci rivediamo in una prossima parte che sarà la parte di Platinum numero 3. Ciao ciao, ragazzi. Ciao.